minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal sagrato di Santa Maria delle Grazie, il santuario. Qui possiamo immaginare quanta gente, quanti pellegrini, quanti devoti venivano sempre qui per incontrare, confessarsi da Padre Pio negli anni in cui era in vita. Ma che cosa accadde nel 1968 dopo la morte di Padre Pio? A volte ce lo chiediamo, ed è la cronistoria del convento che ci racconta quello che accadeva in questa giornata nel 1968. Sulla cronistoria del convento i frati scrivevano: l'affluenza dei pellegrini, specie nei giorni festivi, continua ad essere veramente straordinaria. I confessori non bastano più, perché tutti chiedono di confessarsi, di fare la comunione. Continua il frutto e l'opera di Padre Pio, che in 50 anni ha richiamato qui sul Gargano gli uomini di ogni continente, e così lui li rimetteva in grazia di Dio. È veramente consolante, scrivevano i frati sulla cronistoria, quanto è grande la dimostrazione di fede e di vera devozione di tutti questi pellegrini che vengono qui. E la riprova, scriveva ancora il frate, ha detto alla cronistoria, che solo il santo lascia una traccia, gli altri fanno solo chiasso, e svaniti poi si perde anche il loro ricordo. E ancora un appunto straordinario, che è quello che da morto diceva Padre Pio: un giorno, scherzando, farò più baccano che da vivo. E Padre Pio, concludeva il frate scrivendo sulla cronistoria del convento, è stato davvero un uomo che ha veramente smosso il mondo.